Feditalia 2014 inizia alla grande per la DDS, perché quest'anno presentate con successo, devo dire, una serie di modelli nuovo. Buongiorno Fulvio Di Santo. Buongiorno a voi e a tutti voi. Sì, in effetti è un evento importante per noi, che di fatto ribadisce un po' i nostri cavalli di battaglia che abbiamo, che indiscutibilmente sono le nostre macchine a cartafiltro, ribadisce il prodotto che facciamo, la macchina dedicata per il FAP, per la capsula, però poi avevamo l'esigenza di allargare indiscutibilmente la gamma di offerta e presentiamo in anteprima una linea di macchine dedicate per il mercato Horeca, su cui crediamo davvero molto, e poi già presentato all'OS, però rafforzato proprio in termini di sia presentazione che di ampliamento di gamma, una serie di piccoli distributori di monoporzione per cercare di chiudere un po' il cerchio e cercare di dare un nuovo prodotto giusto per la linea office e quant'altro. Infatti presentiamo in questa occasione, le vado un attimo a citare, come dicevo, la Super Professional, che è una macchina praticamente che è un connubio tra la nostra tecnologia e la tecnologia proprio da macchina bar, con un mix di gruppi tratti proprio dal successo della Frog e invece delle caldaie tradizionali, per quanto concerne proprio la professionalità della versione vapore, acqua calda eccetera. Ce l'abbiamo questa macchina sia in configurazione cartafiltro che in configurazione capsula, una macchina proprio, come dicevo prima, dedicata davvero al settore Horeca. Per quanto concerne invece l'Avatar, l'abbiamo presentato all'host, l'abbiamo incominciato a produrre e a commercializzare circa due mesi e mezzo fa. Obiettivamente i risultati sono andati al di là di ogni rosea aspettativa. Abbiamo presentato un risultato un po' minore, cioè un prodotto un po' più più slim, anche come costo e anche come capacità di tenuta del distributore, che fra l'altro stiamo proprio qua vicino, che si chiama Trick e Track. Un nome di fantasia che però, per quanto simpatico, indica il rumore, vuole indicare il rumore che si sente nel momento in cui la gettoniera, che ricorda i primi distributori automatici di chewing gum in pallina, hanno fatto la loro comparsa in Italia. Trick Track è un distributore slim, più stretto, che ha due carenarie anziché quattro. E voi lo presentate quasi subito dopo aver presentato l'Avatar. In genere le aziende aspettano un paio d'anni, voi invece state facendo davvero passi da gigante. No, non è che diciamo che l'abbiamo presentato perché era già programmato, l'avevamo già deciso già da prima, avevamo bisogno, specialmente su alcuni mercati o tipologie di clienti, presentare un prodotto che davvero costasse poco più di un semplice mobile. Può sembrare un po' un passo indietro il discorso di avere una gettoniera laterale, come giustamente dicevi Fabio, che ricorda un po' quasi distributori di palline. Sì, di palline e quant'altro, e invece devo dire che comunque a oggi, già a distanza di due giorni di fiera, comunque abbiamo avuto delle accettazioni, delle prenotazioni e quant'altro. Perciò, poi lo dicevo, noi siamo partiti circa un anno e mezzo fa con una nuova azienda che fa parte del gruppo, con una persona appunto che è dedicata, che ha esperienze nel settore, ma deve essere soltanto un piede di partenza, perché vorremmo comunque portarlo un attimo avanti e cercare poi pian piano di arricchirlo, di rendere la linea dei distributori sempre più completa, sempre più fruibile, dai gestori, professionale e non solo, anche economica, cercare, sì, economica, ma certamente man mano che andiamo avanti abbiamo dei consigli da parte proprio dei nostri partner che ci indicano, o meglio ci richiedono, dei completamenti che possono essere il sistema di gettoniera, la telemetria e quant'altro. Stiamo lavorando anche in questo senso qua.
Fulvio, infine, ma non ultima, voi quest'anno presentate un'altra grossa innovazione, il nuovo gruppo della Pagoda. Sì, obiettivamente abbiamo sempre avuto una forte scompensazione, diciamo così, tra il successo della Frog e la Pagoda, che ha avuto, diciamo, un successo minore, un po' dettato da una serie di motivi che sono stati dettati anche un po' dalla qualità estrattiva della macchina. Il primo passo fatto è stato quello di certamente di migliorare sensibilmente l'estrazione e di semplificare l'utilizzo della macchina. Questo è stato fatto. Tutti i clienti che si sono avvicinati, i nostri clienti che hanno comunque seguito il percorso Pagoda e si sono avvicinati allo stand e hanno potuto comprovare questo risultato, ci hanno dato delle ottime indicazioni per svilupparlo ancora meglio e poter nel prossimo evento portare una macchina che abbia questa nuova tematica, però con una veste decisamente un po' diversa, un po' più slim, un po' più indicata verso l'utilizzo della casa. Siamo all'inizio del terzo giorno della fiera di Venditalia 2014, diciamo che siamo a metà del percorso. Prima mi dicevi, io tutto sommato posso ritenermi già sufficientemente soddisfatto per tutti i contatti che abbiamo avuto negli ultimi due giorni, perché in realtà tutti i clienti che sono venuti a trovarci e tutti i nuovi potenziali clienti si sono avvicinati a noi, come sempre, vedendo un fornitore professionale alla portata, con dei prezzi giusti. Fulvio, quanta soddisfazione c'è in te dopo queste prime 48 ore? Vabbè, soddisfazione c'è, ma non è questo il tema del discorso. Io ritengo che, al di là di soddisfazioni, noi qua siamo per raccogliere consensi o critiche e poi sviluppare in azienda per essere comunque sempre più competitivi. Noi produciamo macchine, indiscutibilmente negli ultimi 10 anni il nostro mercato è stato comunque invaso da macchine provenienti dal mercato orientale e quant'altro. Per noi comunque deve essere un impegno importante, perché noi, lo ribadisco chiaramente, noi produciamo macchine col 150% made in Italy. E noi alle tue spalle, non a caso siamo qui, abbiamo il filmato che indica le fasi di produzione dell'azienda e quindi voi potete toccar con mano questa realtà, andando anche a guardare sul vostro sito una serie di filmati, una serie di accattivanti percorsi attraverso i quali non solo andare a scoprire tutte le novità di DDS, ma anche e soprattutto prendere in considerazione i contatti delle varie aree geografiche per entrare in contatto e quindi contattarvi per fare business, per avere nuove informazioni e cominciare un discorso di tipo commerciale. Il vostro sito è nuovo, nuovissimo, ne abbiamo dato notizia attraverso il nostro sito vendingnews.it, attraverso la nostra rivista bimestrale Vending News, e questa è un'ulteriore novità targata 2014. Cos'altro hai nella mente, Fulvio, oltre a tutto quello che abbiamo nel frattempo presentato negli ultimi minuti e negli ultimi 6 mesi? Allora, innanzitutto volevo precisare che, oltre ad aver fatto un passo in avanti con un sito davvero molto dinamico, abbiamo lavorato, forse questa è la prima volta che presentiamo il nostro nuovo logo, il nostro nuovo marchio, che dopo 11-12 anni non è cosa semplice, delle volte anche un po' rischioso. Abbiamo voluto dare un marchio un po' più, come dire, al passo con i tempi, proprio una chiave di modernizzazione di logo, che poi è stata seguita in un sito dove in effetti ci deve essere maggiore chiarezza, maggiore intuizione nel navigare e poter avere una serie di informazioni che devono servire ad aiutare il nostro partner, perché tra l'altro il sito prevede anche la possibilità di poter entrare in alcuni video che sono stati creati e registrati in azienda per la manutenzione degli aspetti tecnici delle macchine. La possibilità di poter ordinare direttamente tutta quella che riguarda
la ricambistica attraverso un sito, poter avere un esploso virtuale che ti permette di poter far ruotare le macchine o la macchina, entrare nei particolari, avere delle specifiche tecniche e quant'altro. Possiamo dire che l'evoluzione continua. L'evoluzione continua, mi chiedevi che cosa vogliamo fare ancora. Vogliamo sempre di più arricchire la nostra gamma anche in termini di entusiasmo, cioè nel senso fare una serie di macchine che per tonalità, per colori si avvicinano sempre più alle tendenze, perché oggi sempre di più ogni qualvolta io vado a interrogare in senso buono il mio cliente, il quale ha comprato una serie di macchine durante l'anno, sempre di più mi rendo conto che buona parte di queste macchine sono state locate nell'ambito della famiglia. E indiscutibilmente, al di là che le macchine devono fare un ottimo caffè, bisogna anche avere una forte attenzione sulla emozionalità che quella linea, che quel colore riesce a trasmettere. E per finire, dicevo, noi crediamo molto anche nella carta filtro. Indiscutibilmente ci ha dato successi la macchina, la Frog, in tutti questi anni. Vogliamo per la prossima edizione portare qualche novità inerente a una nuova Frog che abbia comunque delle dimensioni un po' più ridotte, con delle tematiche diverse, molto molto competitive, sempre ribadendo un attimo che la nostra azienda è in Campania, di preciso a Napoli, ed è un'azienda al 100% italiana. Bene, grazie Fulvio. Fulvio Di Santo insieme a Fabio Russo qui allo stand DDS a Venditalia 2014. Appena ci saranno novità, statene certi, saremo i primi a darvene notizia. Grazie Fulvio. Grazie a voi, a tutti voi, grazie.